importante iniziativa quella che si conclude oggi come secondo giorno del Professional Day, una bellissima iniziativa organizzata con la Camera di Commercio e la Città Metropolitana ed ovviamente ospitata qui presso i locali dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con la regia sapiente del nostro ufficio job placement e del delegato del rettore, il professor Mario Versace. Soprattutto centinaia di colloqui di lavoro che siamo sicuri, che tutti i dati ce lo confermano, daranno frutto già entro l'anno. Un momento importante, siamo alla seconda giornata, tanta affluenza nel primo giorno e siamo veramente contenti di questa sinergia che si è creata con la città, col territorio metropolitano, tante aziende, offerta e domanda che si incontrano nel luogo più deputato, il nostro Ateneo, e quindi un ringraziamento particolare al Magnifico e al Presidente della Camera di Commercio che ovviamente hanno collaborato fattivamente insieme a queste circa 40 aziende che hanno messo a disposizione un'offerta lavorativa molto importante per il nostro territorio, tanta attesa, e già da quelli che sembrerebbero i primi dati, probabilmente già con qualche possibile assunzione prima della fine dell'anno. Sì, è un importante due giorni come Camera di Commercio, ormai è 10 anni che abbiamo sposato questo progetto proprio per cercare di dare opportunità ai giovani del nostro territorio. Questo un po' tra le funzioni della Camera, attraverso la propria azienda speciale Informa, creare questo matching tra il mondo delle imprese e il giovane che cerca opportunità di lavoro sul proprio territorio.